Buonasera e ben ritrovati al nostro TG di Fiorano Oggi. È arrivata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture l'approvazione della proposta di project financing di Autostrade del Brennero SPA per i lavori sull'A22 che comprenderebbero anche la Bretella, Campogalliano, Sassuolo. Un investimento di oltre 7 miliardi di euro che potrebbe essere un passo concreto verso la realizzazione di un'opera discussa da anni. Faremo la nostra parte per mettere a terra due opere strategiche di collegamento del paese, ha affermato il Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Quando si lavora insieme senza pregiudizi per il bene del paese, le soluzioni si trovano. È stato presentato con una conferenza il nuovo modello di raccolta dei rifiuti che interesserà i cittadini del distretto ceramico a partire dal 2023. I dettagli nelle nostre interviste. La gestione dei servizi cambierà innanzitutto a partire da gennaio del prossimo anno e cambierà diversamente a seconda dei territori. Nel territorio residenziale c'è quello maggiormente urbanizzato, quello con una densità di popolazione più alta, ci sarà un servizio stradale per alcune matrici di rifiuto, quindi l'indifferenziato, le potature e l'organico e il vetro. L'indifferenziato sarà possibile aprirlo tramite una tessera. Mentre per carta e plastica ci sarà il servizio porta a porta. In altre aree del territorio, come l'area del Forese, quindi delle case sparse della campagna, le zone industriali artigianali e in alcuni contesti di centro storico, ci sarà un sistema di raccolta porta a porta integrale di tutte le frazioni, con la raccolta domiciliare di tutte le frazioni. Partiremo dal comune di Fiorano a gennaio per proseguire poi con il comune di Sassuolo, a seguire Maranello e infine Formigine. È un processo che durerà diversi mesi, circa 10 mesi fino ad arrivare ad agosto, per lasciare poi gli ultimi mesi per l'entrata a regime del servizio. La comunicazione sarà attivata subito tramite una lettera che tutti i cittadini riceveranno a casa, che li inviterà agli incontri informativi pubblici e alla Casa Smeraldo, dove verranno per ritirare le loro attrezzature e per ricevere informazioni riguardo al nuovo servizio. Sindaco, allora, un processo che riguarda particolarmente da vicino tutti i cittadini e che partirà proprio da Fiorano. Certamente, è un momento importante nell'evoluzione del servizio di raccolta dei rifiuti. È un progetto che richiede ovviamente la collaborazione di tutti, una maggiore responsabilità e sensibilità nei confronti di questo tema con ricadute ambientali importanti. Siamo fiduciosi quindi di trovare una grande collaborazione. Il risultato sarà un miglioramento nella quantità e nella qualità della raccolta differenziata e quindi farà fare un passo avanti al nostro paese verso risultati che, a dire il vero, in altre parti d'Italia e del mondo sono consolidati e anche più avanti. Noi facciamo questo passo di una raccolta porta a porta parziale, perché nel nostro caso riguarderà soltanto la plastica e la carta, e tutti insieme riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ho detto. Appuntamento con la cultura nel fine settimana. Domani alle 17 a Villa Cuoghi ci sarà l'ormai tradizionale appuntamento con la giornata della poesia, proposta dal 1991. Come ogni anno parteciperanno un poeta sardo, un emiliano ed uno proveniente da un'altra regione. Quest'anno è il turno di Luca Maledina, Renato Borghi e Gino Cabano. Per i più piccoli invece intrattenimento al Castello di Spezzano. Domenica dalle 16 partiranno i laboratori di Misteri e Magie in galleria. E adesso passiamo allo sport.
Sconfitta per il Fiorano Calcio nella 13ª giornata del girone D di promozione, che ha perso per 2-1 contro il Baiso. KO anche lo Junior Fiorano, che incassa una sconfitta tra le mura amiche contro la Sammartinese. Arrivano punti preziosi invece per la Flos Frugi, che nel girone E di seconda categoria ha vinto 3-1 contro Roteglia, mantenendo il secondo posto in classifica. A contendersi il vertice dello stesso girone anche l'Ubersetto, che guadagna 3 punti dopo la vittoria contro San Faustino. Vi ringraziamo per averci seguito. Anche per questa edizione del nostro TG di Fiorano è tutto. Noi vi diamo appuntamento, come sempre, a venerdì prossimo. Buon proseguimento di serata!